Vigilia della giornata numero 30 nel girone G di Serie D, il San Marzano sarà impegnato in trasferta a Civita Castellana. Buon pomeriggio mister Zironelli. Buon pomeriggio a voi. Prosegue questo rush finale, la vittoria dello scorso turno ha restituito ulteriore serenità alla squadra dopo quella che è stata una battuta d'arresto, diciamo così, sfortunata a Nocera nonostante il punteggio. Dunque la squadra ha ritrovato anche le sue consapevolezze, i suoi progressi che aveva evidenziato già in precedenza. Su questa lunghezza d'onda si prosegue per chiudere quanto prima i conti con la salvezza e magari poter puntare a qualcosa in più. Sì, cercheremo di chiudere il meglio possibile, concentrandosi sulle cose positive che abbiamo fatto, tipo appunto l'ultima partita dove abbiamo creato molto, abbiamo raccolto soltanto un gol, però la squadra ha fatto molto bene sia in fase difensiva che in fase offensiva. Stiamo i ragazzi che si stanno allenando stanno tutti bene e questa è una cosa importante perché mi permette di poter scegliere bene e, oltre alle varie defezioni che abbiamo da parecchio tempo, però ci facciamo caso e come ho detto cerchiamo di finire nel migliore dei modi. Che avversario ti aspetti per la partita di domani? Circa i punti nostri, quindi è una squadra che anche loro hanno fatto un po' di fatica durante il campionato con alti e bassi come noi e ne ha fatto circa un campionato molto simile con delle aspettative sicuramente magari superiori almeno dalla parte nostra e, però sicuramente ha delle buone qualità e sarà una squadra difficile da affrontare, però come ho detto, stiamo bene e cercheremo di dare il filo da torcere. Hai parlato delle defezioni in settimana, abbiamo evidenziato gli allenamenti differenziati per i vari Ziello, La Gamba, Di Gennaro, Allegretti, sono assenze che ci saranno anche per la partita di domani, però insomma questa squadra, come dicevi tu, è abituata a dover fare a meno anche di diversi elementi contemporaneamente, quindi sa bene adattarsi anche a questo tipo di necessità. Sì, diciamo che nel momento delle difficoltà, appunto, avendo perso dei giocatori importanti, però gli altri hanno cercato di compensare e hanno fatto nel migliore dei modi. È chiaro che sarebbe meglio avere tutti a disposizione, però diciamo che il gruppo sta reagendo bene, sono usciti dei giocatori che magari prima non avevano giocato più di tanto, però aspettiamo anche gli altri, perché mancano 5 partite, ci sarà sicuramente bisogno anche di tutti gli altri che sono allenati molto bene anche questa settimana. Mister, che grado di spensieratezza, tra mille virgolette, hai potuto riscontrare in questa ultima settimana di lavoro tra i tuoi ragazzi? Beh, sicuramente la vittoria, le due vittorie nelle ultime tre partite ci hanno dato un po' di serenità in più e questo aiuta molto durante il lavoro settimanale. Però abbiamo acquistato un po' di consapevolezza in più, il fatto che abbiamo avuto 17 occasioni da gol e 30 tiri, voglio dire, non è una roba da poco e quindi sono contento di questo, loro stanno percependo questa cosa e l'importante è proseguire questo passo, ma pensiamo a partita a partita come abbiamo fatto sempre nell'ultimo periodo. Chiudiamola con una battuta, serve solo registrare meglio il mirino. Sì, dai, però diciamo che l'importante è produrre e creare, poi chiaro che se ci fossimo un po' più precisi sarei molto più contento, soprattutto per dei ragazzi che si meritano di fare qualche gol in più, perché occasioni ne hanno avute tante, sono stati anche sfortunati, pali, traverse, salvataggi sulla linea, però l'importante è creare, dai, e poi ci sarà bisogno di tutti, stanno bene finalmente quasi tutti gli attaccanti, a parte Allegretti, però confido in questo di saper dosare le forze e far partecipare più giocatori possibile.